Allora, anche quest'anno siamo riusciti a far partire questa esperienza, questa carovana di 3 giorni in cui 33 artisti, singoli o gruppi, si presentano sul palco di Parco Baleno, cosiddetto Palco Baleno, per presentare la propria musica preferita, il loro stile, il loro genere musicale. Hanno 25 minuti di tempo per dire a tutti che rientrano all'interno di una iniziativa musicale mantovana che serve a promuovere gli artisti che normalmente non hanno un palco dove potersi esprimere e che accettano quindi di presentarsi in questa serie di esibizioni per metterci tutti assieme e dire che la musica ha la necessità e il bisogno di avere degli spazi adeguati. Noi a Parco Baleno è un centro di educazione ambientale, abbiamo inventato questa formula per cercare di dare più spazio alla musica dei generi acustici, cioè quelli che non hanno bisogno di un impianto di amplificazione esagerato per potersi imporre all'attenzione del pubblico. E siamo convinti che ci siano molti generi che non hanno trovato residenza nell'attenzione e anche nei locali che promuovono musica dal vivo. E quindi con questa iniziativa cerchiamo di stimolare un occhio di riguardo verso questi generi. In più ci fa comodo questa iniziativa perché cerca anche di unire l'attenzione alla musica nell'ambito dei discorsi culturali ed educativi che noi facciamo. Per noi l'attenzione ai suoni e alla musica è anche attenzione all'ambiente che ci circonda e quindi è perfettamente in sintonia con le politiche educative che portiamo avanti a Parco Baleno da ormai 15 anni.